Ok, ci sono. In Patagonia, Tesio c'era andato ancora minorenne, sulle tracce dei figli del capitano Grant, a cercarvi certe miniere di ferro di cui aveva sentito favoleggiare. Subito dopo Carducci, e di lui più decisivo, Verne fu il grande incontro del ragazzo Tesio, di cui troncò sul nascere la carriera poetica, iniziatasi con la stesura di un dramma di 5 atti in versi, Giugurta, e con un'ode che suonava: «Giuro, si spezzi all'impeto l'arma feroce e santa. Omme felice e nobile, se in disugual tensone alfin cadrà l'alma incompresa, e libero cantor me chiami la ventura età». Tesio da allora ha fatto 2 volte il giro del mondo, è diventato amico dell'ultima imperatrice della Cina, ha esplorato la Mongolia, ha inventato una razza di cavalli con cui ha vinto decine di derby e di gran premi, è stato fatto e disfatto senatore. Ma cita ancora a memoria, con un'enfasi attenuata da un sorriso indulgente, quei versi scappatigli dalla penna ai tempi in cui era rigorosamente prescritto ad ogni giovane da bene sentire incompresa la propria alma e sognar di cadere in una tensone purché fosse disuguale. Tempo fa ha avuto un ritorno di fiamma per la poesia, ma non più come creatore. Ha voluto ripensarla criticamente e far l'esperimento di rileggerla in fila indiana, cioè secondo il suo naturale ordine cronologico, cominciando da Omero, su, o meglio discendendo giù, per Virgilio, Orazio, Dante, Petrarca, Ariosto. Al tasso, mi fermai. Stavamo scivolando dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza categoria, e c'erano altri problemi che mi parve più urgenti e importanti approfondire. Quello dei cavalli, per esempio, insinuo io, che tento invano di ricondurre a bomba il mago di Dormello. No, no, quello di Shakespeare. Di Shakespeare. Shakespeare è Bacone, sa? È Bacone, non c'è dubbio. La problematica dell'Amleto non è concepibile nella mente di uno stalliere. Colui che da bambino sfasciava i bambolotti e i trenini che gli regalavano per vedere com'era fatto il meccanismo che li animava, ha scomposto dunque anche il Macbeth e il Novum Organum per vedere come è fatto il pensiero che ugualmente li pervade. Tesio enumera senza batter ciglio le numerose inesattezze storiche in cui è caduto Shakespeare, cioè, chiedo scusa, Bacone, nell'Otello, che non era affatto negro come lui pretende, ma bianchissimo, perché di Moro non aveva che il nome. Sa tutto anche su questo argomento. Nella conversazione, che in realtà si risolve in un suo monologo, egli tiene lo steccato come sugli ippodromi lo tengono i suoi puledri e non si impenna mai. Ora che abbiamo finito di mangiare, una visita alle scuderie si impone. Le ha costruite lui stesso, perché Tesio, oltre che poeta, esploratore, geografo, anatomista, critico letterario e storico, è anche ingegnere idraulico e architetto. Da sé ha drenato 20 km di terramarcia a Dormello, da sé ha ideato gli edifici di San Siro, centrati su un villino a palafitte che costituiva un tempo la sua dimora personale e al quale si accedeva per una scala di legno che poi veniva tirata su come un ponte levatoio, in modo da porre l'inquilino al riparo da qualunque richiamo e seccatura. Nemmeno il telefono lo collegava col mondo e con l'umanità. Esso era installato in un altro stabile, la portineria, a distanza tale da non poterne udire nemmeno lo squillo, perché Tesio difende con i denti la sua solitudine. E in quella solitudine studiava la costruzione di uno strumento che dia il grado di pesantezza del terreno sugli ippodromi e che è quasi pronto, con gran gioia degli scommettitori e altrettanta disperazione degli impresari. Ora il suo ideatore mi sta spiegando con qualche formula algebrica, in cui non capisco nulla, come è fatto l'ordegno che a sua volta spiegherà come è fatto il terreno sul quale si corre. Oppure approfondiva un libro in cui si chiarisca come sono fatte le razze, il perché dei perché della genetica. Oppure dipingeva soprattutto cavalli, dopo aver ben studiato su testi universitari come è fatta la loro anatomia, come è fatto il loro scheletro e perché è fatto proprio così e non in altro modo.
Ecco, guardi un mio modesto saggio lassù nel frontone dell'infermeria. È un puledro bianco in campo azzurro, di pregevole disegno. Vuol sapere com'è fatto? A fresco, secondo il metodo che usò Michelangelo, che a differenza del Gozzoli segue una lunga, minuziosa esposizione di tecnica pittorica, al termine della quale Tesio mi promette, chiedendomi scusa di non poter esaurire la materia, di intraprendere da domani alcune letture di mineralogia che lo conducano a scoprire com'era fatta la terra che usavano gli affrescatori del Cinquecento. La mineralogia mi sta tentando da molto tempo. Sapere com'è fatta la terra su cui si mettono i piedi, ci ha mai pensato lei? Io sì, sempre. E ora è tempo di cominciare a rendersene conto. Da domani, con 3 o 4 anni di buon lavoro... Domani, 3 o 4 anni, pensa quest'uomo che ha già visto nascere dall'inverno e morire nell'estate 81 volte la primavera. Ma Pagliano, che oltre che il suo collaboratore consulente è anche il suo medico di fiducia, lo ascolta impassibile e trova del tutto naturale che il suo amico parli di ciò che accadrà fra 3 o 4 anni. Peccato soltanto, continua Tesio, che non possa più ritirarmi a studiare qui, sulle palafitte. C'è una tale umidità che tutte le ossa cominciarono a dolermi. Ma tu credi proprio, dottore, che non si potrebbe creare qui una zona secca? Pagliano scuote la testa in senso di negativo scoraggiamento. Eppure, medita Tesio, l'umidità in fondo, com'è fatta? Voglio dire, come si forma? L'autista gli si avvicina e sommessamente gli mormora all'orecchio. Scusi, senatore, ma la signora aveva detto per 2:30. Già, è vero, sobbalza Tesio con un'agilità direttamente proporzionale al numero delle catastrofi subite dal suo scheletro per le birichinate dei cavalli. Metti in moto. Ma il motore, prima di funzionare, sussulta, tosse e si inceppa. Perché non va? Chiede Tesio corrugando le sopracciglia. Ora va, ma prima non andava. Forse è una candela. Tirala fuori, voglio vedere com'è fatta e perché non funziona. L'autista sospira aprendo il cofano, mentre al campanile di fronte rintoccano 2:30. Oh, mi raccomando, fa Tesio rivolto a me, se scrive qualcosa sul mio conto, non dica come al solito che sono un vecchio bizzarro e originale. No, rispondo storditamente. Vorrei soltanto riuscire a spiegare al pubblico come è fatto il senatore Tesio. Ecco, come è fatto? Il senatore mi guarda un po' stupito. Federico Tesio è l'unica cosa al mondo che non interessa di saper come è fatta a Federico Tesio. Da Tesio, di Indro Montanelli.